E siamo di nuovo ai microfoni di RBA. Io sono sempre Giorgio Olmoti, sono ancora vivo. E dico sono ancora vivo perché come reporter di guerra sono qui in prima linea a raccontarvi il Salone del Libro di Torino. E me la sto vivendo, cerco di schivare i colpi, ma i colpi cadono sempre più vicini. E dopo aver spezzato una lancia, dopo aver cercato di salvare, ma inutilmente sono passato, sono ancora lì che lo massacrano, il povero Zero Calcare che si becca sta fila di gente cattiva, perché capiscono perfettamente che lui sta soffrendo, che lui sono ore che disegna, ma non gli frega niente, sono lì, vogliono il loro pezzo di carne di Zero Calcare, ma non solo Zero Calcare, c'è questa roba, poi ci sono i firmaco, c'è, perché l'abbiamo detto, cioè il Salone è questa roba qui per cui quelli che lavorano in editoria hanno le facce segnate, sono stravolti, sono stanchi, e poi c'è tutto questo gioco un po' carnascialesco di quelli che per un momento, come quelli che vanno, si vestono da rockstar per andare al concerto, non stanno suonando, stanno cantando, però hanno il cappello, il giubbotto. E qua c'è tutto questo mondo di, che sembra che stia per produrre, che stia per produrre pagine e pagine e pagine. Beh, cioè, in quel mondo lì ci sono questi firmacopie, dove vedi quello che c'è, cioè, alle 18 firmacopie, e c'è questa solitudine dell'uomo del firmacopie che sta lì e che non c'è nessuno che gli chiede di firmare un cavolo. E è una roba dura. Io mi ricordo, mio cognato a 7 anni ha fatto il compleanno, era a Matera, ha invitato tutta la scuola. E ha preparato i paninetti, come si usava negli anni 70, le aranciate, non è arrivato nessuno. E quindi poi i fratelli gli hanno mangiato tutto. È stata una cosa. Questo ti segna. Il firmacopie. Intanto sentite una voce, perché abbiamo altri due ospiti. Altri due ospiti che sono contentissimo di avere qui ai microfoni di RBA. Sono qui per un libro. Lo faccio vedere intanto il libro. Il libro si intitola Cactus 34, l'edizione Capricorno, è un libro di fantascienza, ma a raccontarcelo ci sono gli autori. C'è Andrea Roncaglione e una mia vecchissima conoscenza, abbiamo diviso palchi, abbiamo fatto un sacco di cose insieme, siamo soprattutto come fratelli, sono felicissimo di avere qui Vito Miccolis. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Allora, siete qua con Cactus 34, un romanzo scritto a 4 mani, Un romanzo di fantascienza, possiamo definirlo di fantascienza? Sì, sì, di fantascienza. E raccontatecelo un po'. Sappiate che abbiamo già parlato di distopia 20 minuti fa. No, se tornate con la distopia, io me la buco sta distopia. No, ma guarda, proprio è appena accennata, non è la base del. Visto che va di moda, ed è soprattutto parodistica, cioè io non amo molto la distopia. Forse neanche Vito, no, ma forse non niente. Abbiamo mai parlato in realtà. Ma scusate, voi come avete deciso di fare storia? Cioè, quando è venuta sta cosa? Dove eravate? Come vi siete guardati? Facciamo un libro di fantascienza. Allora, inizio io. Cioè, non è semplice, e questo lo può immaginare chiunque, scrivere da soli. E lo è ancora più difficile in due, nel senso che praticamente è stato... grazie ad Andrea che aveva così l'opportunità di aveva trovato un editore che poteva leggere una promessa di libro, aveva detto ma perché non lo scriviamo insieme, no? Avevamo due soggetti differenti che però potevano andare, cioè potevano sposarsi, quindi li abbiamo all'inizio attaccati un po' con lo scotch, poi invece man mano la cosa è diventata una storia unica ed è un racconto unico, quindi tratta... Ma quindi voi vi mandavate i pezzi, li univate, cioè... Come funziona? Dunque... Complicato. Cioè, complicato. In realtà, sì, il progetto di scrivere un libro era già iniziato parecchi anni fa, quando facevamo delle cose insieme, lui partecipava ai miei spettacoli, io partecipavo ai suoi programmi in radio. E, come funziona praticamente? Funziona che in effetti lui è molto legato alla cultura orale, lui racconta tutto a voce. E quindi abbiamo trovato questo sistema, dopo un po', che più che mandarci pezzi, ci vedevamo in video su Skype e registravamo le nostre chiacchierate. E quindi da quelle registrazioni io poi sbobinavo... Certo. Anche lui, oppure insomma trovavamo i pezzi del libro che riguardavano la sua parte in questo modo qua. Perché lui è Vito Miccolis, tra l'altro poi raccontiamo un po' chi siete, per, al di là di Cactus 34, del romanzo, che faccio vedere, sono bravissimo a fare robe, dopo voglio dei soldi sulle vendite
incredibile. Ma noi te li diamo, poi dati a te, sono soldi spesi bene. Sì, certo. Sono soldi spesi bene al bar di fronte. Proprio. Però rispetto a questa cosa, appunto ci racconteremo, chissà, Vito Miccolis è vero, è legato all'oralità, è una mia ossessione, anche io da 30 anni racconto storie, però io so che Vito è un produttore seriale, tutto quello che racconta, in realtà Vito scrive, un giorno ci dovremo occupare dei centinaia di quaderni che Vito riempie sono scritti un po' male, cioè nel senso sono scritti per poi essere raccontati, no? Quindi li posso decifrare, alcune cose sono da decifrare, guarda, sono capace solo io. Ce n'hai uno qui, cioè, questi sono i miei racconti, sono proprio i miei racconti, cioè sono i racconti che faccio in scena. E sono tutti cioè io ho delle parole che mi attivano e mi chiedo sempre un giorno, fra 2000 anni, quando verranno, come hanno trovato il libro tibetano dei morti, un giorno troveranno i quaderni di Vito, le nostre, cioè, quando trovano le nostre cose, secondo me lì c'è un'equipe di traduttori e alla fine non ne vengono a capire. È peggio che con il lineare B, poi certo, non capiscono proprio niente. Dovremmo prima di decidere di lasciare questo mondo costruire una sorta di guida, di glossario, aiutarli, perché una stella di Rosetta che ci consenta. Raccontateci un attimo, però, prima, poi torniamo al libro. Voi cosa fate? Chi siete? Andrea? Io scrivo romanzi, scrivo anche per il teatro, spettacoli teatrali, quindi in qualche modo sono abbastanza collegato, connesso, insomma, anche proprio all'oralità, per cui sì. Mi piace lavorare con chi lavora soltanto con le parole. E come tutti quelli, lo dicevamo, non c'hai il costume da scrittore, sei qui al Salone. Che ne pensi del Salone? Come di questa edizione del Salone? Non lo so, non riesco neanche a comparare le varie versioni del Salone. Sì. A me faccio molta fatica a stare qua. Sì, io ho un problema di microclima, cioè sembra di stare in quegli terrari dell'iguana, no? Con quell'umidità, quella roba. Io comincio a respirare probabilmente con un sistema di branchie che mi sto mutando. Sì, c'è un accenno, cioè così. Quando finisce il Salone? Domani? Domani. Forse martedì, se ci vediamo. Ti potrò dire, perché tu non ti vedi, ma qualcosa sta venendo. C'ho la squama, comincia a averci, la pinna comincia a venire. Ma guarda, con la bella stagione, l'idea di essere un po' pinnato, alla fine me ne vado in Liguria, mi faccio buttare le monetine, perché io cerco sempre poi di monetizzare i miei gesti, di tenere qualcosa. E noi siamo qui anche per questo, con la speranza. Sì, sì, infatti poi faremo girare questo cappello radiofonico sperando nel pubblico. Quindi Andrea... Vito, racconta chi sei? Sono due, possiamo chiamare attività comunque, suono, che è la principale, quindi suonare, però parallelamente a quella io, arrivando dalla radio e l'esperienza orale, faccio spettacoli dal vivo dove anche la parola insieme alla musica è importante, sono di pari passo e quindi posso dire di essere comunque musicista, che ha una spiccata vena comica tra virgolette, certo. E tra l'altro canta pure da non molto, ma è stato coinvolto un sacco di roba, un po' di cose, dai. E i nostri ascoltatori lo sanno perché ieri c'era Luca Morino che parlando del suo disco non ha potuto evitare di citare la tua presenza, che io ho apprezzato, lo sto recensendo. Sempre, io ti ho ero lì, avevo messo il disco, non avevo guardato le note, a un certo punto ho sentito la stanza invasa dalla tua voce, ho detto, no, pensavo che ti fossi collegato in qualche modo, ho detto no, cosa fa? E, sì, diciamo che sono più rari i dischi in cui Vito non suona, soprattutto. E in questi anni la scena musicale italiana ha visto la compartecipazione veramente potentissima del sistema percussivo che Vito riesce a rappresentare tutto in un corpo solo. Questa roba qui, tra l'altro, aveva dato luogo, abbiamo fatto per anni Canzonando, che era bellissimo, facevamo il giovedì dal vivo, raccontavamo due... E quella era una bella esperienza, era di musica e parola. La musica era dal vivo, si raccontavano storie, le raccontava lui, le raccontavo io, c'era un altro ospite che non voglio anticipare, che però sarà a questi microfoni tra poco, ed era una formula, c'era un contest, si facevano confrontare dal vivo due grandi artisti, tipo Mino Retano e i Clash, e il pubblico doveva votare, ovviamente vinceva Mino Retano alla fine di ogni serata, credo sia andato chissà in finale perché.
Detto questo, era una possibilità in realtà di raccontare, era una possibilità di fare il punto sulla musica, certo, e sulla narrazione. Cactus 34 è una roba che finisce bene, finisce male, fa ridere, fa piangere. Fa ridere, ma non soltanto, penso proprio che non faccia soltanto ridere. Se fa ridere, non lo so. No, non fa ridere. Secondo me le cose scritte non fanno ridere, secondo me, ma possono così regalare un sorriso. Però voglio dire, c'è sia leggerezza e in alcuni tratti ci sono anche, vengono toccati sia pur con leggerezza dei temi un po' più possiamo chiamarli profondi, no? Quello, certo, dell'amicizia, certo, la vecchiaia, quindi temi, le temi che ci riguardano, se c'è la vecchiaia, sì. Sì, i due protagonisti sono molto anziani e io non so com'è leggere un libro con protagonisti molto anziani. Scriverlo però per noi è stato molto, è molto catartico, certo, nel senso che comincia veramente a pensare, vabbè, se mi va bene ho tutti questi acciacchi, poi quando ti verranno, certo, se ti, certo, verranno, dirai mi è andata bene. Sì, 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 sì. E poi in qualche modo ti eri proiettato e quindi sei un po' preparato. Esatto, esatto, mi sto preparando. E a cosa non siamo preparati che sta dentro queste pagine? Beh, ancora secondo me al lato distopico che ha, ancora non tutti, o soprattutto la nostra generazione, ma credo anche i giovani, non sono preparati a smettere di ridere o di sorridere. E qui invece c'è, viene toccato un tema, adesso non possiamo, anche giusto per incuriosire chi, sì, vorrebbe, sì, sì, comprarlo, sì, no, non diremo, no, no, perché anzi Cactus 34 Capricorno, sì, edizione, il prezzo c'è, costa anche poco, voglio dire. Sì. E c'è una parte dove in qualche modo sparisce sia la voglia di ridere e anche la capacità di far ridere, non è più importante. Quello è autobiografico, sottolineo. Ah, sì, cioè, sì, non è... Ecco, c'è, ci sono dentro degli elementi autobiografici per quanto fantascienza? Per quanto mi riguarda, quello è il maggiore. Sì. Accidenti. Per quanto, perché... riguarda me, come dice il sottotitolo, io mi sono interessato, ma non dal punto di vista sociologico, ci ho vissuto la periferia, cioè tutto ciò che è un po' più periferico mi riguarda. Cioè, quindi permettimi, questo modo... non solo perché ci hai vissuto, perché l'hai portata, perché l'hai raccontata. L'hai raccontata anche lì, sul registro ironico, sul registro... Sì. Però in realtà ci sono tutta una serie di personaggi che anche divertenti, però costruiscono un mondo, un incredibile scenario, una sorta di Cappella Sistina della marginalità, in cui io non smetto di ricordarmi il pupazzetto, il Napulotto, poi vabbè, ci sono tutta una serie, e anche recentemente c'è una canzone che fa riferimento a un luogo periferico della narrazione, perché Torino è bagnata da fiumi, dal Po, dalla Dora, da tutti i fiumi. Anche il Sangone ha avuto l'onore di qualche canzone, ma la Stura che arriva dalle valli di Lanzo non se la ricorda, non ci pensa nessuno, no. Con le sue acque argentine, con le sue acque, esatto, limpide, arriva portando pesci di cui tutti ci nutriamo e nessuno ne aveva. E abbiamo nella memoria di questo gesto verso la marginalità, verso quello che rimane indietro, hai recuperato anche la Stura. Sì, la Stura che secondo me è appunto il fiume che bagna la parte nord della città, quella sud, il Sangone è stato ricordato, la Stura e i suoi affluenti come Orco, Malone, già mai. Già Orco, Malone, capisci? Cioè era già tutta una roba un po', sì, negativa. Sì, che sono torrenti, credo, sì, sì, siano affluenti, comunque sono sempre, sì, da quelle, sì, partite. Ecco, quella roba lì, rendere protagonista, però non sbeffeggiarla, ma renderla protagonista ridendoci su, perché io penso che qui poi sia la patria del prendersi un po' troppo sul serio, no? E a me sinceramente questa roba qua un po' m'ha stufato. Io, sì, ecco, sì, cioè, per carità, e poi ne pago tutte le conseguenze, poi questa roba qua, anche tutto, non mi piace molto. Comunque... lì diventa protagonista la periferia, non sbeffeggiata, ma lì dai però è, come dire, è romantica, quindi le cose romantiche vanno anche, sì, un po' grottesche vanno raccontate, sì, dai, perché... sì, sì. Del resto Barriera di Milano è diventato un luogo altro, tra l'altro con un'estensione enorme, quando la racconti tu vieni a vivere di noi, vieni, appunto, c'è proprio una bella pubblicità, un progresso nei confronti, sì, di Barriera. Detto questo,
torniamo alla fantascienza e a Cactus 34 Capricorno Edizioni. Io ce la metto, no, ma tu sei bravo anche, hai una bellissima voce. Tu. Sì, torniamo alla fantascienza e c'è un libro, c'è un film, c'è qualcosa, cioè dovendo raccontare il vostro rapporto con la fantascienza, libri, film, fumetti, c'è che vi ha... Io sono un po' più legato, non so se si possa chiamare fantascienza, ma a Peter Colosimo. Cioè, si può chiamare fantascienza. Più quell'aspetto che non ha Asimo, che non conosco tanto bene, e anche i fumetti di fantascienza io non li ho letti tanto. Ho una mia teoria, non sono così convinto che le altre forme di vita, che secondo me esistono, siano... rispetto a noi più avanti, secondo me sono molto più indietro. Questa è una mia... Verranno a vivere di noi, capito? E questo lo dice lunga, in effetti. Sì, poi però è una bella possibilità. Dice? La dice lunga sul fatto che sono più indietro se vengono via, ma non so. Invece il tuo rapporto con la fantascienza parte da quali motori? È molto ampio, cioè effettivamente mi è piaciuta molto la fantascienza umoristica di Douglas Adams, La guida galattica per autostoppistiche. Sì, ricordiamo titoli, sperando che la gente poi vada a cercare. Sì, ma anche cose più recenti, fantascienza tecnologica, a me la fantascienza piace un po' tutta. E gli italiani, secondo te, la fantascienza italiana è sempre un percorso, perché non è che Mongai è conosciuto, non è che... No. Però c'è qualcosa che secondo te ha un senso? Purtroppo ho riferimenti soltanto antichi quasi, vecchi. Certo, sì, immagino, appunto, sono gli stessi che ho io. Allora. Flaiano. Ci sono casi incredibili come... Cancro Regina di Tommaso Landolfi, che è un libro di fantascienza stranissimo, bellissimo. Ma lo stesso Calvino con le cosmicomiche. Che però avevano un registro un po' più complesso per certi versi. Un po' più pirotecnico proprio, legate a Detto questo, allora, abbiamo parlato del libro, abbiamo parlato di voi. Cos'altro volete ancora? Perché siete... No, vogliamo ringraziarti e vogliamo ringraziare innanzitutto gli amici di Radio Bequiti che ci hanno dato la loro attenzione per questa intervista, e grazie a te Giorgio, no, sei un amico. Grazie, no, veramente. Grazie a Vito Miccolis e grazie a faccio rivedere a Andrea Roncaglione. Questa è Cactus 34, una storia fantascientifica scritta da due che sono cresciuti qui, che sono roba nostra, e quindi ci misuriamo qualcosa. Sai, quando dici Asimov già ti fa paura, sembra... C'hanno quell'odore di guerra fredda, quei nomi, no? Philip Dick, quelle cose. E invece qua siamo tra di noi. E anche noi possiamo misurarci con una letteratura proiettata verso un futuro. Ora lo dico, sto per dirlo, non lo dico mai. Mi sta anche un po' sulle balle. La dico, distopico. L'ho detto, sono liberato. L'ho fatto. Va bene. Grazie mille Vito. Grazie a te Giorgio. Alla prossima. Grazie. Ciao.